benvenuto. È una buona idea prepararsi a questa meditazione facendosi un'idea chiara della parte del corpo che vuoi trattare, contemplando un'immagine di quella parte anatomica sana e in perfetto equilibrio. Se però non hai il tempo o la possibilità di farlo in questo momento, procedi ugualmente, affidandoti alla tua intuizione e senza sforzarti troppo di visualizzare. Ricorda, più importante ancora di visualizzare con precisione sono l'emozione e l'intensità con cui effettui la procedura. Bene. Ora rilassati in una posizione comoda e chiudi gli occhi. Anche se in questo momento stai provando disagio o dolore fisico, puoi accedere ad uno stato più rilassato semplicemente rallentando il ritmo del tuo respiro. Lascia dunque che il tuo respiro diventi gradualmente più lento e profondo. E mentre lo fai, immagina che ad ogni respiro tutte le tue tensioni interne si rilassino un po' di più. Comincia a rilassare la zona della tua testa. Ad ogni espirazione rilassa i tuoi occhi, la tua mandibola, tutta la tua testa e poi il tuo collo e le tue spalle. Molto bene. Ora lascia che questa sensazione di rilassamento si diffonda giù nel resto del tuo corpo, fino alla punta dei tuoi piedi. E se c'è qualsiasi parte del tuo corpo che prova dolore, focalizzati un po' di più su quella parte, rilassandola ad ogni espirazione. Immaginando che una corrente di energia calda e dorata attraversi quella parte del tuo corpo, massaggiandola dolcemente. Continua finché non sentirai nuovamente la mia voce. Bene, ora porta la tua attenzione alla parte del tuo corpo che sta esprimendo la malattia, oppure, se non è una parte del corpo specifica, al sistema che è al centro della malattia, ad esempio il sistema nervoso, il sistema venoso, il sistema linfatico e così via. Non è necessario visualizzare con esattezza se non sai come fare.
limitati a esprimere l'intento di connetterti con quella parte di te. Contatta quella parte di te come faresti con un amico. Bussa alla sua porta, chiedendole il permesso di comunicare con lei. E mentre inizi il contatto con il tuo corpo e con la malattia, comprendi quanto segue. La malattia fisica è il modo in cui il nostro corpo scarica energie che non siamo riusciti a risolvere a un livello più rarefatto. Ogni volta che viviamo uno stato di disagio emozionale, il nostro sistema ci sta dicendo che siamo fuori allineamento rispetto a chi siamo veramente. Proprio come se fossimo disarmonici e scordati rispetto alla nostra nota di base. Se non diamo ascolto a quelle emozioni, ma scegliamo di voltare la schiena a quel messaggio per continuare sulla strada della disarmonia, il messaggio si intensifica progressivamente, fino a che, se ancora scegliamo di non ascoltarlo, si manifesta fisicamente in quella che chiamiamo malattia. La malattia è un messaggio fisico e ben visibile, che molto spesso ci dà l'opportunità di fermarci e prenderci cura di ciò che abbiamo scelto di non guardare. Non solo la malattia è un messaggio, ma è anche una forma di guarigione. Quell'energia disarmonica che abbiamo generato tramite scelte poco allineate ora deve scaricarsi. Quel groviglio energetico ha bisogno di una valvola di sfogo per non mandare in tilt il nostro sistema. Proprio come l'elettricità ha bisogno di un filo di terra per non far saltare l'intero impianto, così il nostro corpo fisico è questo filo di terra e si offre per scaricare quelle energie che non siamo stati capaci di trasformare più a monte. Quindi, da questo momento, ogni volta che pensi alla malattia, ogni volta che pronunci la parola malattia, ogni volta che osservi la tua malattia o la malattia di qualcun altro, scegli di considerarla un processo di guarigione altamente efficace. All'estremo della malattia, anche la morte fisica può essere una via di guarigione per un'anima che non riesce più ad apprendere nel suo veicolo fisico e che ha bisogno di cambiare veicolo. Per quanto inaccettabile questo possa sembrare alla nostra mente razionale, anche la morte fa quindi parte della guarigione. In questa storia che ti sto raccontando, la parola malattia non ha senso, perché non vi è alcun male che deve essere guarito, ma solo un messaggio che deve essere espresso. Con questa nuova consapevolezza, porta dunque nuovamente l'attenzione a quella parte del tuo corpo. Se vuoi, poni il palmo di una mano su quella parte, oppure limitati ad accarezzarla con la tua immaginazione.
mentre sei connesso a quella parte di te, vorrei che tu la percepissi come una parte del tuo corpo che si sta offrendo per aiutarti a ricevere un messaggio, una parte del tuo corpo che si sta offrendo per dare voce alle energie che a suo tempo hai scelto di non ascoltare. Perché non percepire questa parte di te come un amico fedele che si offre per aiutarti a crescere? Così come tu hai consapevolezza di essere, anche quella parte di te ha consapevolezza ed è lì per servirti, pronta a sacrificarsi per permetterti di fare ancora qualche passo sul cammino dell'evoluzione. Quante volte ci arrabbiamo con il nostro corpo, con i nostri organi, se questi si ammalano, senza comprendere che essi sono parte della consapevolezza che tutti ci avvolge. Possono offendersi, possono rimanere confusi, possono sentirsi tristi se non comprendiamo quella che è la loro funzione, ovvero servirci con amore per tutta la durata di questo veicolo fisico che chiamiamo corpo. Allora, connettiti con quella parte malata del tuo corpo e onorala per ciò che sta facendo. Riconosci il lavoro che sta svolgendo. Sii consapevole che a un livello più ampio non c'è nulla che non va. C'è solo un messaggio che vuole essere espresso. E mentre resti in questa connessione, puoi anche ringraziare quella parte di te. Grazie per esprimere questo messaggio. Grazie per aiutarmi a vedere meglio ciò che avevo paura di guardare. Bene. Ora forse non comprendi chiaramente quale sia il messaggio che questa malattia ti sta comunicando. O forse ti è già molto chiaro, ma indipendentemente dal fatto che sia chiaro oppure no, puoi comunque riceverlo sotto forma di pura energia. Non c'è bisogno di sentire parole nella tua testa, o di vedere immagini, o di attraversare ricordi. Tutto questo può accadere. E puoi lasciarlo accadere spontaneamente. Ma sii consapevole che puoi ricevere questo messaggio intuitivamente, come pura energia. Una comunicazione energetica che non ha bisogno di parole. Immagina dunque che quella parte del tuo corpo parli la lingua del tuo cuore, la lingua delle emozioni, la lingua delle sensazioni, e accogli quelle parole prive di alfabeto da cuore a cuore, proprio come se un amico fosse lì con te, un amico la cui sola presenza ti fa capire tante cose, un amico con cui non c'è bisogno di spiegarsi, un amico che fa parte di te, proprio come se fosse una parte del tuo corpo. Questo corpo
così armonico e complesso che si offre perché possiamo portare a spasso la nostra consapevolezza in questo mondo fisico. Questo corpo che sopporta il peso, le tensioni e la stanchezza. Questo corpo che con fiducia sconfinata è pronto infine a consumarsi e a disfarsi perché la nostra anima possa apprendere ancora qualcosa in più sul cammino del risveglio. Lascia che il tuo respiro si faccia più profondo e ad ogni respiro intensifica la connessione e l'emozione verso quella parte del tuo corpo e il tuo corpo intero. Un'emozione di gioia, di gratitudine, di amore che puoi generare e inviare a quella parte di te. Respira questa emozione e usa il respiro per recapitarla al tuo corpo, per farla fluire fino a lui. Come vedi, non c'è proprio nulla che devi curare o guarire, ma c'è qualcosa di prezioso che puoi riconoscere. Una perla di consapevolezza dentro il guscio apparentemente duro e ruvido della malattia. E quando riconosci quella perla, la malattia non è più così importante perché hai compreso il suo vero significato. Ora rimani connesso a quella parte di te per qualche minuto finché non sentirai di nuovo la mia voce. Puoi accarezzarla. Puoi massaggiarla, puoi inviarle energia, puoi fare tutto ciò che desideri e che ti permette di intensificare ancora di più la connessione con lei. Se stai provando dolore fisico, se stai provando preoccupazione per la malattia o qualsiasi tipo di disagio, comunicalo a quella parte di te. Affidati a lei come ti affidi alle braccia di un amico. Permettiti di soffrire e di piangere e poi impara sempre più ad amare questa cosa che prima chiamavi malattia. Infine, in questa fase puoi anche visualizzare quella parte del corpo come sana e in perfetta salute, se ciò ti dona sollievo.
Bene. Ora staccati dolcemente da quella parte di te e ringraziala per il suo servizio di guarigione. E ora preparati a comprendere qualcosa di ancora più importante di quanto detto finora. Più importante ancora della guarigione fisica è imparare ad amare la malattia. Se impari a guardare alla tua malattia e a vedere un processo di guarigione, se impari a guardare alla parte del tuo corpo malata e a vedere un servitore fedele della tua anima, otterrai molto più della guarigione fisica, perché otterrai un risveglio della tua consapevolezza. Ti sei mai chiesto come il Cristo compiva i suoi miracoli? Lui guardava il cieco, lo storpio, il lebbroso e non vedeva la malattia. Lui vedeva il vero e quindi vedeva solo guarigione. E quel suo vedere era così assoluto che di fronte ad esso ogni corpo tornava al suo stato perfetto. Ascolta con attenzione. Se cerchi di guarire una malattia, otterrai sempre una malattia che deve essere guarita. Ma se vedi soltanto guarigione in azione, otterrai un miracolo. Da questo momento, ogni volta che proverai dolore fisico o disagio o impazienza, ricevi quelle sensazioni come il bussare alla porta della tua anima. Lì c'è ancora qualcosa che vuole essere riconosciuto. C'è ancora un cucciolo che vuole essere coccolato. Per cui fermati e concediti il tempo di contattare nuovamente quella parte di te e donarle gratitudine per il lavoro instancabile che sta facendo. Questo naturalmente non significa che devi sottoporti al dolore fisico stoicamente. Cerca pure il sollievo e la cura che preferisci, perché da uno stato di sollievo è molto più facile provare gratitudine. Grazie.